presentato al Cinema Modernissimo di Napoli il nuovo film di Guido Lombardi, Take 5, colpo grosso alla Banca di Napoli. Un noir comico ambientato a Napoli che uscirà nelle sale il prossimo 2 ottobre. Questa mattina abbiamo ascoltato alcuni dei protagonisti della pellicola, tra cui Carmine Paternoster, Salvatore Striano e Gianfranco Gallo. È un gangster movie ed è praticamente un misto tra spaghetti gangster, come dice Guido, e i soliti ignoti. Abbiamo preso il nostro stare insieme perché già ci conoscevamo e quindi scherzare, ridere nella vita ci ha portato anche a farlo nel film. Siamo un gruppo molto affiatato. Sì, ci sta quella giusta ironia perché dal primo momento abbiamo deciso di fare cinema e quindi ci siamo divertiti anche se raccontiamo una rapina. Abbiamo fatto un po' stile americano senza appesantirci troppo del tema che stavamo raccontando, quindi finché le cose vanno siamo veramente i soliti ignoti. Poi quando il meccanismo inizia a incepparsi ci trasformiamo diventando delle iene. Specialmente il mio personaggio è divertente, molto forte, molto cattivo ma anche molto comico, e quindi là è una specie di Totò, diciamo tutto il film è così. Tutto il film è un misto, un mix equilibrato di comicità, di pulp, molto divertente.